Assessore Romanelli, qual è la sua risposta al sit-in di oggi dei genitori? Ma una risposta di grande preoccupazione, nello stesso di grande rispetto, di grande dignità delle mamme, dei papà, dei nonni con cui oggi io ho parlato. Persone che devono fare i conti, io odio i luoghi comuni, ma con il fine mese. Come si fa a non condividere il loro disappunto? Certo, io ho dato loro delle giustificazioni legate sia al bilancio, che dovevamo chiudere il bilancio, sia è vero che abbiamo toccato le tariffe della refezione, del trasporto, ma è anche vero che sono servizi che vanno avanti anche con una grande, soprattutto la refezione, con una grandissima qualità. Qualcuno mi rimprovera di questo, qualche mio collega che dice: ma tu chiedi scusa, io chiedo scusa su un fatto, perché è innegabile, credo di aver sbagliato noi, ma credo anche la Giunta nella comunicazione. Credo che se noi avessimo condiviso di più, spiegando che cosa ci portava a prendere queste decisioni e non tutto all'ultimo momento, la gente avrebbe capito, non condiviso, ma almeno avrebbe capito. Mi auguro un futuro in cui potremo ritoccare le tariffe. Si deve aspettare. Si deve aspettare. Per ora non cambierà. Per adesso non cambia nulla.